Bentrovati all'appuntamento con il caffè di Agenda Politica, grazie all'Hotel Mediterranea che ci ospita, grazie al caffè Castorino che ci accompagna in questa avventura appunto del caffè di Agenda Politica, grazie a Maria Rosaria Vitiello, vice segretario del Partito Democratico della provincia di Salerno, grazie e benvenuta grazie. Per parlare di primarie, questo strumento fantastico riscoperto un po' da tutti, no? Dopo sì. L'avvio del PD in chiave nazionale e anche in chiave locale. Partiamo dalla chiave nazionale, no? Dalla chiave nazionale abbiamo tre candidature importanti all'interno del Partito Democratico, c'è il nostro segretario Bersani, Renzi e la Puppato, che è una consigliera regionale, e ovviamente Vendola. È una battaglia, devo dire, abbastanza eterogenea perché consente di poter esprimere un voto con una bella scelta, un bel ventaglio di scelta. Io penso che le primarie siano un mezzo, uno strumento importante che è stato introdotto dal Partito Democratico e che può effettivamente coinvolgere tantissime fasce della popolazione, farle di nuovo avvicinare a quella che è la politica, anche perché la politica in questi ultimi anni vive questo forte scollamento da quelle che sono le necessità dei nostri cittadini. Tanto utile, tanto importante per riavvicinare gli elettori che anche il PDL ha deciso di farle, insomma, per la scelta del Premier. Sì, anche il PDL è di questi giorni la notizia delle primarie che si faranno anche all'interno del PDL. Ovviamente questo dimostra il fatto che il PD, nel momento in cui ha puntato su questo strumento di partecipazione, ha puntato in una maniera seria. Ovviamente tutto non può ridursi alle primarie, secondo il mio parere, perché è anche importante, al di là di quelli che sono gli scontri interni all'interno di un partito, che devono comunque trasformarsi in un dibattito costruttivo per la costruzione di una nuova linea politica, non bisogna mai perdere di vista quello che è il sentimento dei cittadini e soprattutto quelle che sono le problematiche che stanno a cuore ai cittadini. Vitiello, ci sono le primarie nazionali, ma ci sono anche le primarie locali e il suo comune, il comune dove lei vive, dove fa politica in maniera più, come dire, concreta, vivace e attiva, il comune di Scafati, è uno dei comuni chiamati alle urne per le amministrative nel 2013. Si faranno anche lì le primarie, lei in campo. Sì, è il mio percorso politico, è dal 2000, da quando è nato il Partito Democratico, che sono stata eletta prima delegata nazionale all'interno dell'Assemblea Costituente del Partito Democratico nel 2007, poi sono entrata a far parte dell'esecutivo provinciale del nostro partito salernitano, dove ho ricoperto la carica di responsabile della scuola, fino ad arrivare in questi ultimi due anni in cui ho ricoperto la carica di vice segretaria provinciale. Devo dire è stato un onore per me lavorare al fianco di persone competenti, attente, come lo è il nostro segretario provinciale Nicola Landolfi, Nello Masturzi, ma anche tutti gli altri amici della segreteria, Enzo Bennett, Salvatore Forte e Mauro Calatola. È un'esperienza importante che richiede veramente tanto impegno e tanto tempo. È anche un momento, credo, di verifica del lavoro fatto. Lei negli ultimi anni è stata presente sul territorio in maniera forte e visibile, ma non soltanto una visibilità fine a se stessa. Ricordo la vicenda dell'ospedale di Scafati, ricordo l'attività di controllo nei confronti dell'operato della giunta Aliberti per alcune vicende poco chiare, e i fatti le stanno dando ragione. Insomma, è anche una verifica di un percorso iniziato non una settimana fa, ma tre anni fa. Sì. Sì, siamo stati sempre molto vigili su quello che era l'operato dell'amministrazione scafatese e infatti sono proprio i fatti degli ultimi tempi che ci hanno dato ragione. Praticamente quasi quotidianamente rimbalza sulle testate giornalistiche
qualche malfatto che si è consumato all'interno delle stanze del nostro comune e dell'amministrazione scafatese. Ormai non riusciamo più a tenere a traccia, insomma, di tutte le regole che sono state infrante in termini di concorsi pubblici, in termini di gare d'appalto. E insomma, ovviamente io ho già dichiarato che sono contro lo sciagallaggio politico. Ci aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso e che soprattutto riesca a ripristinare quella giusta legalità e quel giusto rispetto delle regole che si richiede in un paese importante come quello di Scafati, con per circa chiudere, 60.000 un abitanti. Vice segretario provinciale che in vista delle elezioni accetta l'idea delle primarie è una sorta di apertura alla democrazia, no? Sì, è una sorta di apertura alla democrazia, al rispetto delle regole, è in linea con il mio modo di fare politica, che è stato sempre corretto, sempre all'interno degli organismi e soprattutto anche in linea con quella che è l'idea proprio del Partito Democratico, perché è giusto che le persone si esprimano su una scelta così importante come quella della scelta di un candidato sindaco. E quindi io affido questo mio desiderio, che è quello appunto di poter un giorno amministrare la città di Scafati, lo affido ai cittadini scafatesi e li invito a partecipare alle primarie e quindi a scegliere con coscienza quello che dovrebbe essere la persona giusta per poter portare avanti un nuovo progetto per la nostra città. Grazie a Maria Rosaria Vitiello, grazie a quanti ci hanno seguito, appuntamento alla prossima puntata del Caffè di Agenda Politica. Arrivederci.